Siamo molto felici infatti anche quest'anno di poter vedere sventolare questo bel vessillo sulle spiagge di Pesaro, perché anche quest'anno ci confermiamo che come spiagge accoglienti, acqua pulita, mare buono, servizi adeguati sia alle famiglie che ai più giovani, insomma per tutte le fasce d'età. Peccato Baia Flaminia, ma anche lì i dati sono in miglioramento ogni anno e quindi abbiamo delle buone speranze di riuscire anche nel futuro a poter portare questo traguardo anche là. Non è un riconoscimento così scontato, basta vedere in giro per l'Italia, anche in un anno complicato come quello che abbiamo passato, diverse località l'hanno persa, tante località della Toscana, quindi insomma a riprova che non è, diciamo, un rinnovo automatico, una cosa che si dà per scontato, ma che è un obiettivo che si raggiunge grazie allo sforzo di tutti, di chi si occupa della qualità delle acque, sia a livello amministrativo ma anche delle abitudini dei cittadini, un risultato ottenuto negli anni grazie ai progressivi allacci al depuratore, insomma tante politiche che fanno in modo che la bandiera blu possa sventolare a garanzia della qualità delle acque e anche dell'accoglienza turistica, perché poi i vari parametri che vengono presi in considerazione non riguardano solamente la qualità delle acque, che ovviamente è il primo dato fondamentale, ma tutta una serie di elementi, dei servizi, l'accoglienza, le politiche ambientali integrate, a tutto quello che insomma in questi anni abbiamo cercato di sviluppare, per cui Pesaro si sta finalmente negli ultimi decenni caratterizzando.